6 buone abitudini per avere una cucina pulita e organizzata. Ciao ragazzi e ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video. Sono felicissima oggi di parlare di cucina. Che vi piaccia cucinare oppure no, tutti i giorni dobbiamo avere a che fare con quella stanza, la cucina. Ma quali sono i trucchi, quali sono i segreti per avere una cucina sempre o quasi pulita e organizzata? In questo video vi illustrerò 6 trucchetti per avere sempre la cucina in ordine, pulita e profumata. Se vi interessa questo argomento, fatemelo sapere con un bel pollice in su e mi raccomando, controllate di essere iscritti al mio canale. Se non è così, iscrivetevi così non perderete i video futuri. Consiglio numero 1: mentre cucini, butta via subito gli scarti. Quante volte ci è capitato di cucinare, andare avanti dritti verso la nostra ricetta e dimenticare tutti gli scarti, le bucce dappertutto sul nostro bancone? Quanto è più difficile poi pulire dopo aver mangiato? Beh, per me è difficilissimo pulire dopo aver mangiato. Quindi, se ci portiamo avanti prima, il lavoro sarà più semplice. Quando scartiamo i nostri ingredienti, spesso incappiamo in contenitori. Ebbene, invece di buttarli via, alcuni di questi possiamo utilizzarli come contenitori provvisori per gli scarti. Ad esempio l'umido. Io uso spesso la scatola di cartone delle carote come raccogli bucce di patate. Le scatoline in cartone delle verdure si prestano benissimo a questa funzione. Quando ne avrò raccolte abbastanza, sarà facilissimo buttare via le bucce e poi il contenitore verrà buttato nella carta. Terzo consiglio, mentre cucini e magari ci sono dei minuti di attesa, approfitta di quell'attesa per buttar via le cose che non servono e fare ordine in cucina, come ad esempio mettere i piatti che hai sporcato durante la preparazione subito in lavastoviglie. Crea una routine in famiglia. Se in famiglia siete in più componenti, vi consiglio di creare una routine. Ma cosa significa? Ognuno durante il momento della cena ha il suo compito. In questo modo il rigovernare non sarà così tanto gravoso. Questo consiglio arriva dalla mia mamma. Ebbene sì, lei mi diceva sempre, quando friggi o cucini il minestrone o pietanze che hanno questi odori importanti, chiudi tutte le porte. Soprattutto se si hanno case piccole, l'odore del cibo si infiltra ovunque. Dunque chiudiamo subito la porta della cucina o comunque tutte le porte relative alla zona notte. E dulcis in fundo, ragazze, il consiglio top finale. Apri e svuota subito la lavastoviglie a fine ciclo. Ma perché vi sto dando questo consiglio? Beh, questo consiglio è il più importante di tutti. Infatti, se ci dimentichiamo di svuotare la lavastoviglie, poi mentre cuciniamo metteremo tutti i piatti sporchi nel lavandino. In questo modo aumenteremo la mole di lavoro. Quindi lavastoviglie subito svuotata per piatti sporchi subito al loro posto. È un'equazione che funziona sempre. Amo tantissimo i video e comunque i contenuti legati alla casa. Se avete qualche suggerimento, io da voi imparo sempre tantissimo, scrivetemelo qua sotto nella sezione commenti. Ma ora passiamo alla foto felice di oggi. Complimenti alla Frac! Questa foto mi rimanda subito all'estate, che purtroppo è appena finita. Grazie per averla condivisa con noi, mi è piaciuta tantissimo. Se anche voi volete condividere con me le vostre foto felici e apparire alla fine di ogni mio video, taggate tutto con felicemente con doppia E finale su Instagram. A tal proposito vi invito a seguirmi sul mio canale, che si chiama Elena T, e lì troverete il link diretto all'hashtag. Bene ragazze, io vi ringrazio di cuore per aver guardato il video fino a qui, lo apprezzo tantissimo e se vi è piaciuto e se vi ha ispirato, condividetelo con le persone del vostro cuore. A questo punto io vi ringrazio e vi rimando al prossimo video. Ciao!